Guardate, è arrivato finalmente il mio nuovissimo computer che ho comprato proprio da dedicare al video editing. Non vedevo l'ora, lo aspettavo da 3 settimane e finalmente oggi sono arrivati tutti i componenti. Chi mi conosce sa che fino all'altro ieri usavo il portatile per editare i video. Il problema qual è? Che scaricando il nuovo programma di editing che ho appena acquistato, ossia Filmora 9, il mio portatile purtroppo non era più compatibile, la scheda video era molto arretrata e quindi facevo una fatica da matti a creare l'elaborazione video. Quindi per necessità ho dovuto acquistare un computer professionale per quanto riguarda l'editing dei video. Ovviamente non potevo spendere 4.000 euro per prendere il top della scheda video, il top del processore e il top della componentistica, perché io mi sono dato un budget di 1.000 euro e di trovare il computer con il miglior rapporto qualità-prezzo per fare editing sotto i 1.000 euro, e la mia scelta è ricaduta su questo qua. Detto questo, non perdiamo altro tempo e diamo il via all'unboxing. Partiamo col primo. Vediamo qua dentro cosa c'è. Sono troppo curioso, non avete idea di quanto ho aspettato che arrivassero tutti i componenti. Come sempre 2 kg di imballaggio, però ovviamente quelli servono, sennò ogni volta arriverebbe il materiale rotto. C'è un po' di roba qua dentro. Allora, c'è l'antivirus, ho preso il Bitdefender. Mi sono sempre trovato bene con questa marca e siccome avevo un computer nuovo che non era protetto, ho deciso di prendere questo antivirus per un computer, così prima di andare in internet almeno lo installo, così non ho problemi. La tastiera, guardate che bella retroilluminata. Io volutamente l'ho presa con la retroilluminazione bianca perché non la devo usare per gaming ma per video editing, e siccome passo veramente tante ore al computer non volevo dei colori psichedelici, così da non affaticarmi troppo la vista quando sto molte ore al computer. Quasi dimenticavo, vi ho lasciato il link della tastiera, dell'antivirus e di tutto il materiale che andremo ad aprire in descrizione. Continuando con l'unboxing, queste sono delle luci LED che ho comprato, ve le faccio vedere una. Sono quelle che userò nella postazione del computer, eccole qua, guardate che belle. Con queste abbiamo finito la prima scatola. Sono dei pennarelli che ho preso perché in alcuni video farò dei grafici o dei disegni in una lavagnetta e quindi mi servono proprio dei pennarelli cancellabili per rappresentare degli schemi durante i prossimi video che pubblicherò. Vediamo qua cosa c'è. Ovviamente 2 kg di scotch. Oh, ce l'abbiamo fatta. Qua non c'è più niente. Questo qua è il treppiede del Sol Ring che ho ordinato, che posizionerò dietro al monitor del computer. A proposito di live su YouTube, l'avevo anticipato in un video scorso, ma ve lo dico anche oggi, a raggiungimento di 10.000 iscritti farò una live per ringraziarvi tutti di un'ora in cui mi potrete fare tutte le domande che volete. Sono arrivato a 5.300 iscritti, me ne mancano 4.700 e dopo farò la live con tutti voi. Ovviamente quando raggiungerò i 10.000 iscritti vi avviserò una settimana prima dell'ora e del giorno di quando farò la live. Andiamo ad aprire il nostro Sol Ring, non vedo l'ora di vederlo perché non ne ho mai avuto uno, sono sempre stato curioso ma non ne ho mai avuto uno. Vediamo, sembra bello. Oh, eccolo qua. Vediamo. Ho preferito questo modello perché c'erano altri che costavano meno però avevano il diametro minore. Questa secondo me è la misura ideale perché all'interno potete mettere anche una fotocamera di grandi dimensioni. E qui c'è il monitor, guardate che possanza. Vi anticipo alcune caratteristiche tecniche e dopo lo andremo ad aprire. Il monitor che ho scelto è un Acer da 24,5 pollici, Full HD, 75 Hz di frequenza, è dotato anche di speaker integrati ed è anche venduto col cavo HDMI incluso, perché ho visto che molti monitor addirittura non lo mettevano, invece questo modello sì. Procediamo con l'apertura, non vedo l'ora di vedere questo bestione di schermo. Oh. Eccolo qua. È bello massiccio tra l'altro. Qua c'è la base, qui c'è il piedistallo, qua invece c'è il cavo HDMI, il cavo della corrente e le istruzioni. E adesso invece andiamo a vedere il monitor. Eccolo qua, odore di alta definizione, mamma mia, non vedo l'ora di provarlo. Continuiamo con le nostre aperture, vediamo cosa c'è qua. 2 tonnellate di carta come sempre. Eccola qua la lavagnetta che vi dicevo prima. Questa la userò per alcuni video della nuova playlist che sto facendo dedicata ai social, ma soprattutto a come guadagnare coi social media. È un percorso nuovo che mi è venuto in mente perché vedendo i vostri commenti ho visto che c'è molto interesse sul funzionamento dei social media, ma soprattutto come si può guadagnare grazie ad essi, come ad esempio la monetizzazione YouTube, la monetizzazione su Facebook, su Instagram, per cui farò una serie di video esplicativi proprio inerenti a questo argomento. Spero che questa playlist vi sarà utile sia se avete già dei social media
media e li volete far diventare un secondo lavoro, o invece avete creato da poco il vostro primo social e volete capire come aprire un canale YouTube, quali sono i requisiti per monetizzarlo, quali sono gli step da fare per far sì di attivare la monetizzazione nel più breve tempo possibile. Se vi interessano anche questi argomenti, saranno sempre inerenti a questa playlist. E non è tutto, perché chi mi conosce sa che io leggo sempre tutti i commenti e rispondo sempre a tutti. Per cui se sotto questa tipologia di video mi farete domande, ad esempio: Luca, come faccio a ottenere la monetizzazione su Facebook invece che YouTube? Un'altra domanda potrebbe essere: Luca, come faccio a mettere dei link sul mio profilo Instagram? Perché ho visto alcuni profili che li mettono e invece nel mio non mi dà la possibilità di farlo. Le vostre domande che mi farete nei commenti saranno la base per i video successivi, in maniera tale da rendervi attivi e di rispondere il più breve tempo possibile alle vostre domande. E ora non rimane che aprire il nostro bestione. È pesantissimo, cioè ve lo vorrei far sentire. Mamma mia, cioè si sente la potenza solo a starci vicino. Adesso andiamo ad aprirlo. Ovviamente è stato super imballato, pieno di cavi di sicurezza. Mamma mia, 2 tonnellate di imballaggio come sempre. Oh, forse adesso l'abbiamo tirato via tutto. No, ce n'è ancora uno. Ok. Mamma mia, è pesantissimo. Ce l'abbiamo fatta. Primo imballaggio tolto, adesso c'è un secondo imballaggio da dover aprire. Comunque io ho già quasi terminato tutte le energie che ho accumulato per fare questo unboxing. Mamma mia, non avete idea di quanto sia curioso. Prima di finirlo di disimballare vi do alcune specifiche tecniche. Questo è un AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM, 1 TB di memoria e monta di base la scheda video GeForce GTX 1660 Super. Ovviamente questo non è il top computer in assoluto, ma dalle ricerche che ho fatto durate 3 settimane guardando tutti i modelli, tutte le schede video, tutti i processori, tutti i monitor, tutte le tastiere, sono arrivato alla conclusione che questi componenti che avete visto nel mio unboxing sono il top come rapporto qualità-prezzo per avere un computer performante e stare sotto la cifra di 1000 euro. Guardate che bello, si sta proprio scoprendo pian piano e dopo avvicinerò la telecamera per farvelo vedere. Guardate che meraviglia, e tra l'altro anche il vetro in cristallo, non è plastica. Guardate che bello il processore Ryzen, e invece qua sotto, come potete leggere, c'è la scheda video GeForce GTX. Tra l'altro la cosa che mi fa impazzire è che è pienissimo di uscite USB, ne ha 9 in totale, 6 qua dietro e altre 3 nella parte superiore. E non so se le vedete dalla telecamera, non monta 2 ventole ma bensì 3 ventole di raffreddamento. Se vi è piaciuto questo video unboxing mettete like e iscrivetevi al canale. Prima di salutarvi però vi do una news: ho aperto 2 gruppi Telegram, uno inerente alla tecnologia e l'altro inerente esclusivamente ai Lego. In entrambi i gruppi verranno pubblicate le migliori offerte derivanti dai codici sconto del mio canale e le offerte a tempo Amazon sia sulla tecnologia sia sui Lego, per cui se sono argomenti di vostro interesse potete entrare nei gruppi, tanto sono accesso libero. Io che sono fan di entrambi sono dentro tutti e 2 gruppi. Detto questo vi ringrazio di aver visto il mio video e vi anticipo che la mia prossima pubblicazione tratterà l'installazione e il test potenza di questo computer. Lo paragonerò al mio vecchio computer mettendoli uno di fianco all'altro e farò il test cronometrato di editing di un video. Farò editare lo stesso video ai 2 computer e vedremo la differenza di tempo tra questo computer e il mio precedente. Sono veramente troppo curiosi di sapere quanto ci impiegherò in meno con questo computer a fare i video d'ora in poi. Dal nostro bellissimo e morbidissimo Ryzen è tutto, ci vediamo al prossimo video.